che esistono diverse tipologie di studi differenti sull'educazione fisica. Io qui vi ho elencato cinque tipologie di studi fondamentali. Esistono degli studi di carattere cronologico, degli studi di tipo geografico, degli studi di tipo politico, degli studi di tipo culturale, degli studi di tipo biografico. Vediamo cosa significa studio di tipo cronologico. Gli studi di tipo cronologico sono degli studi storici che studiano il fatto, i fatti legati all'educazione fisica e sportiva da un punto di vista cronologico, infatti temporale. Cronologico vuol dire temporale, no? Cronologico deriva dalla parola greca chronos, che significa tempo. Chronos era il padre degli dèi. Questa tipologia di studi si dividono in due grandi settori. Ci sono gli studi cosiddetti diacronici e gli studi sincronici. Che vuol dire diacronico e sincronico? Gli studi diacronici studiano l'evoluzione dello sport nel tempo, dello sport e dell'educazione fisica, mentre gli studi sincronici studiano lo sport in un determinato e preciso periodo e arco temporale. Questa è la differenza tra sincronico e sincronico. Poi faremo degli esempi pratici. Poi esistono gli studi geografici. In cosa consistono gli studi geografici? Gli studi geografici sono degli studi che studiano lo sport e l'educazione fisica secondo delle aree spaziali determinate. Per esempio, io voglio studiare, non so, il nuoto come sport in un preciso, diciamo così, spazio geografico. Per esempio, posso dire, voglio fare uno studio sul nuoto nella cultura antica, per esempio nella civiltà cretese, no? Quindi, prendo chiaramente come area di studio quella che è identificata geograficamente con l'isola di Creta, no? Che si trova appunto nel Mediterraneo orientale, no? Come sapete tutti, un esempio, no? Poi esistono gli studi politici. Che cosa sono gli studi politici? Gli studi politici sono quegli studi di educazione fisica e sportiva che studiano come i governi, gli stati, ma anche le ideologie, influenzano i sistemi dell'educazione fisica. E poi vi farò un esempio specifico su questo, in questo settore. Poi esistono gli studi culturali che studiano le funzioni delle pratiche motorie sportive in relazione ai contesti culturali. Poi esistono gli studi biografici. Che cosa sono gli studi biografici? Sono gli studi che studiano, appunto, approfondiscono i problemi dello sport, analizzando, studiando le biografie dei protagonisti dello sport, no? Dei grandi, pensate, delle grandi personalità che hanno influenzato lo sport. Ora vi faccio degli esempi, insomma, concreti. Allora, esempio di studio cronologico, diacronico o sincronico. Io voglio studiare, per esempio, l'evoluzione del ginnasio, il ginnasio era il termine tecnico con cui i greci indicavano la palestra, nel V secolo avanti Cristo, nell'Atene di Pericle, un esempio, no? Quindi prendo un arco temporale, per esempio, no? Vabbè, l'arco temporale è certo ampio, no? Per dire, io voglio studiare l'educazione fisica, la struttura del ginnasio in 100 anni di storia greca antica, un esempio. Poi lo studio invece sincronico è uno studio che studia invece un determinato fatto storico legato all'educazione fisica e sportiva nella sua, potremmo dire, contemporaneità, cioè fissando una data storica precisa. Per esempio, posso dire, io voglio studiare l'anno in cui, cosa successe nell'anno in cui vennero istituite nuovamente le Olimpiadi moderne da parte di de Coubertin, nel 1896 ad Olimpia. Ecco, un esempio di studio cronologico preciso, no? Oppure posso dire, voglio studiare i giorni, quei 10 giorni in cui si tennero le Olimpiadi, per dire, moderne, le prime Olimpiadi moderne nel 1896. Quello è un esempio di studio sincronico. Quindi lo studio sincronico individua un punto preciso di un arco temporale ampio della storia, appunto, dell'educazione fisica e sportiva e lo studia nella sua complessità. Poi
Poi ci sono gli studi geografici, ho fatto l'esempio prima dello studio del nuoto a Creta, no? Ma potrei fare un esempio legato allo sport nella modernità. Per esempio, voglio studiare l'evoluzione dello sport, del football, nell'Inghilterra del secondo 800, per dire, no? Quindi a partire dal 1850 fino al 1899, no? Fino all'ultimo anno appunto del secolo XIX, no? Quello è un esempio di studio di carattere però geografico, quindi individuo un'area precisa come può essere l'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento. Poi ci sono gli studi politici. Ecco, nel campo dell'educazione fisica e sportiva questo tipo di studi ha avuto notevole successo, notevole diffusione. Gli studi politici sono quegli studi che studiano appunto l'educazione fisica e sportiva in un contesto politico. Per esempio, come l'ideologia politica ha influenzato una determinata concezione dell'educazione fisica. In questi studi rientrano per esempio gli studi fatti da storici moderni, riguardanti l'influenza delle ideologie, no, principali del Novecento, mi riferisco a fascismo, nazismo, comunismo, stalinismo, insomma, no? Un esempio quindi di studio politico dell'educazione fisica è uno studio che per esempio vuole ricostruire quella che è stata l'influenza del regime, dell'ideologia fascista sulla concezione dell'educazione fisica nella scuola italiana, per dire, tra gli anni 30 e gli anni 40, fino alla caduta per esempio dell'opera nazionale Balilla nel 1943. Questo è importante, per esempio, no? Capire come l'educazione fisica e lo sport sono stati influenzati dalle ideologie dominanti. Pensate quant'è importante questo tipo di studi per comprendere la nostra contemporaneità. Il luogo in cui oggi noi ci troviamo era l'antica sede dell'Accademia di Educazione Fisica Fascista, no? Fondata nel 27, no? E poi chiusa nel 1943 con la fine del Partito Nazionalsocialista, lo scioglimento di quelle che erano gli ordini, le istituzioni fasciste, no? Quindi capire un luogo nel quale oggi, come quello in cui noi ci troviamo, alla luce della storia, è penso una grande soddisfazione. Questo dà anche l'idea, la cifra dell'importanza del sapere storico per la nostra professionalità come allenatori, come educatori sportivi, come preparatori fisico-sportivi, come professionisti dello sport. Quindi la storia non è qualcosa di avulso dal contesto in cui noi viviamo o ci troviamo ad esistere, ma studiare la storia significa capire la realtà in cui viviamo. Un esempio, insomma, del luogo in cui ci troviamo è lampante, no? Attraverso la storia noi possiamo capire il nostro presente, il perché per esempio c'è una Università degli Studi di Roma Foro Italico, perché questa università ha questa grande tradizione, perché nel corso del tempo sono state elaborate determinate teorie sull'educazione fisica e sportiva, perché sono nate le scienze dello sport. Ecco, la storia ci serve a capire i fenomeni appunto del presente attraverso lo studio di quelli del passato. Poi per esempio ci sono gli studi di carattere culturale. Gli studi di carattere culturale sono quegli studi che per esempio studiano i fatti legati allo sport come fatti sociali o antropologici. Faccio un esempio. Oggi si parla tanto, no, di sport, no, evidenziando come il termine sport sia un termine limitato. Alla fine del corso spero che possiamo arrivare ad una definizione generale di sport, definizione che sarà sempre soggettiva, perché se noi ci confrontiamo le nostre idee, vedremo che ognuno di noi ha delle concezioni diverse, delle idee diverse rispetto al termine sport, ognuno lo concepisce in modo diverso. Però per esempio oggi si tende ad ampliare il concetto di sport, cioè ad includere nel concetto di sport tante attività fisico-motorie di tipo ludico che appartengono per esempio alle culture giovanili, no? Una di queste attività, chiamiamole ludico-ricreative, che possono essere incluse sotto il termine sport, è il cosiddetto parkour.
Avete mai sentito il termine parkour? Che cos'è il parkour, no? Avete visto come si scrive parkour? Parkour si scrive con la K, no? Che vuol dire parkour? Il termine parkour deriva dal francese, no? Parkour, che significa percorso, no? Ma che c'entra il percorso con questo sport alternativo? Beh, dovete sapere che questo sport, tipico delle culture giovanili, eccetera, nasce come in opposizione a un tipo, ad un modello di sport, ad un modello di educazione fisica fortemente ideologizzato. Infatti, nella Francia del Novecento c'era stato un pedagogista, un tale Hébert, poi vedrete come si scrive, eccetera, Hébert è scritto. Questo Hébert aveva teorizzato un modello di educazione fisica militaristico, militarizzato, per l'educazione appunto dei giovani, no? Che dovevano conformarsi ai valori di patria, di nazione, no? Dovevano essere, osservare le leggi, ubbidire. Allora aveva introdotto come metodo educativo il metodo del parkour, cioè del percorso militare, quindi come formazione dei giovani. Io mi ricordo quando facevo educazione fisica alle scuole superiori, quel poco che si faceva, mi ricordo che talvolta il docente faceva fare questo percorso militarizzato, no? Ti faceva passare sotto le panche, no? Immaginare di saltare sopra il filo di ferro. Quindi, vedete, quella cultura giovanile che ha creato il parkour l'ha fatto con un preciso intento di critica, di reazione nei confronti di questo modello pedagogico, militaristico dell'educazione fisica diffuso, per esempio, in Europa a partire dal Novecento, con le teorie di Hébert. Quindi vedete, un esempio di studio culturale nello sport è vedere, appunto studiare, come le culture giovanili, in reazione a questa ideologia dominante, militarizzata, no? Hanno elaborato un tipo di controcultura, no? Questo è il termine tecnico che si usa in pedagogia sociale e in sociologia, come reazione per affermare la loro identità giovanile. Quindi un esempio di studio sul parkour può essere iscritto nell'ambito della tipologia di studi di carattere appunto culturale. Però sappiate che dietro al parkour, questa attività, no? Che vi è un profondo significato di tipo pedagogico, no? Di affermazione di una nuova pedagogia, di una pedagogia giovanile, di una pedagogia della controcultura giovanile che si oppone, si vuole opporre ad una pedagogia militarizzata, militaristica. Ecco perché parkour è scritto con la K. Voi sapete, no, che anche quando si fa l'occupazione, no, occupazione con 2K, quella K veniva utilizzata negli anni 60, nel 68, nelle controculture giovanili, per esempio, per affermare quelle che erano le rivoluzioni culturali portate avanti dai giovani, no? Quindi quel parkour si rifà a questa cultura, diciamo così, di opposizione alla cultura dominante tipica degli anni 60, e al tempo stesso rivendica un nuovo sport libero, eccetera, no? E in questo senso possono essere viste anche le altre forme, chiamiamole così, di attività motoria, sport, tra virgolette, di tipo ludico-ricreativo, come può essere per esempio l'hip hop, no? Anche l'hip hop è un esempio di attività fisico-sportiva che nasce come reazione alla controcultura dominante. Vi siete mai chiesti perché i rapper, perché appunto i danzatori, no, di hip hop hanno questi abiti molto larghi, no, ampi, eccetera? Proprio per reazione nei confronti di una cultura, di un'ideologia che vuole appunto i giovani, no, costretti dentro divise, dentro cioè l'hip hop, no, afferma l'idea dell'importanza del movimento ampio, del movimento libero, creativo, è lo stesso concetto che sta alla base del parkour. Questi sono esempi appunto di di studi culturali rispetto allo sport. Poi ci sono gli studi biografici. Beh, gli studi biografici sono facili da identificare perché sono quegli studi che studiano i personaggi importanti dello sport, i personaggi che hanno influenzato, hanno avuto un ruolo nella storia dell'educazione fisica e sportiva.
una monografia, certo, esemplare può essere, ecco, non so, la storia, la biografia di Pierre de Coubertin, no? Il barone che ha reinventato, ha consegnato alla modernità i giochi olimpici, no? E quindi in certo senso può essere considerato l'inventore dello sport nella cultura contemporanea, e vedremo quali sono stati i passaggi storici che hanno portato de Coubertin a fare appunto questo. E negli studi biografici, per esempio, potrebbe rientrarci benissimo una biografia, come ci sono del resto, di un famoso atleta, no? Vincitore delle Olimpiadi di Berlino, Jesse Owens. Avete mai sentito parlare di Jesse Owens? Il famoso nero, no? Atleta nero di colore che, no, avrebbe dinanzi ad Hitler, no? Che le Olimpiadi di Berlino nel 1936 videro la presenza, insomma, del Führer, di Hitler, nello stadio appunto olimpico di Berlino, eccetera. Secondo la leggenda, no, Hitler non gli avrebbe stretto la mano, no? Queste sono un po' le... In realtà, in una biografia scritta proprio da Jesse Owens, e questo è importante anche, vedete, il mestiere dello storico, perché per lo storico non esiste nessuna evidenza, no, già data, cioè tutto va studiato, va ristudiato, non ci si può fermare alla semplice opinione, alla diceria. Per esempio, Jesse Owens, in questa sua biografia, scritta da lui con un altro, dettata ad uno storico americano, dirà che lui praticamente non percepì di fronte ad Hitler nessun senso di ostilità o di razzismo. E lui disse che veramente non fu vero che Hitler non lo salutò, ma anzi, a suo parere, gli tributò grandi onori, lo salutò e non percepì, insomma, una forma di razzismo. Invece Owens racconta che la forma di razzismo non la percepì da parte di Hitler nello stadio appunto di Berlino nel 1936, ma la percepì una volta tornato in patria da parte del suo presidente, cioè da parte del presidente Roosevelt, che non volle mai incontrarlo per questioni di razzismo. Quindi vedete come i fatti storici, no? Come la ricostruzione storica talvolta è più complessa di come, per esempio, i giornali la ricostruiscono, i luoghi comuni. Perché infatti è vero, il presidente americano del tempo non volle mai incontrare Jesse Owens. Perché? Perché il presidente di quel tempo era eletto con i voti appartenenti alle soprattutto classi borghesi, no? E capitalisti, soprattutto degli stati, diciamo così, del sud degli Stati Uniti, dove purtroppo il razzismo era ancora molto radicato. E quindi il presidente aveva paura che, incontrando appunto un nero, un atleta di colore, potesse inimicarsi le simpatie dell'elettorato appunto per la sua elezione. Quindi un esempio, no, di come i fatti storici sono più complessi rispetto a come ci vengono presentati. Quindi se noi sentiamo la storia raccontata da Owens, Owens dice: ma io da parte di Hitler, il più spietato criminale razzista del mondo, non ho mai percepito astio nei miei confronti, anzi, io ho un ricordo di grandi onori che mi ha tributato, no? Mentre io ho la percezione di un atto di razzismo da parte dal presidente degli Stati Uniti, cioè di uno dei paesi che fa della democrazia e della lotta appunto al razzismo uno dei suoi cavalli di battaglia. Quindi vedete come la storia ci serve a ricostruire i fatti, a non fermarci appunto alle opinioni. Però dovete sapere che studiare l'educazione fisica e lo sport nel corso del tempo è qualcosa di estremamente complesso. Perché? Perché la storia è estremamente complessa. Esistono tanti archi temporali che noi dobbiamo conoscere, e ogni, tra virgolette, arco temporale, cioè ogni epoca storica, deve essere approcciata, studiata con una specifica metodologia e con determinate specifiche conoscenze. Per esempio, lo sport contemporaneo, l'educazione fisica contemporanea ha una radice antica.
cioè la radice dello sport contemporaneo, e questo è il leitmotiv di questo corso, può essere ritrovata nell'antica cultura greca. Quindi, diciamo, secondo appunto la mia teoria, ma la teoria di tanti storici, è che lo sport in realtà nasce in Grecia. I greci sono i padri dello sport. Lo sport non si chiamava sport, si chiamava in modo diverso, però i greci possono essere considerati i padri dell'educazione fisica e dello sport, come oggi in parte lo concepiamo, e vedremo quali sono state le influenze storiche e culturali che hanno portato alla costruzione del concetto di sport nella nostra cultura. Però vi dico questo, studiare lo sport nel mondo antico, così come nel mondo medievale, nel mondo moderno, ma magari per il mondo moderno e contemporaneo ci sono delle categorie più semplici da comprendere perché sono più vicine alla nostra mentalità. Nel caso del mondo antico vi è una difficoltà oggettiva. Perché? Perché è difficile collocare storicamente le prime pratiche motorie sportive, perché c'è un approccio per collocare, diciamo, necessario a collocare queste pratiche di tipo interdisciplinare, che riguardano molteplici, per esempio, discipline. Ecco, per capire lo sport nella cultura greca, nella civiltà greca, che è la madre della civiltà sportiva attuale, noi dobbiamo avere conoscenze di storia antica, di archeologia, di storia dell'arte, di filologia classica, di antropologia, di sociologia, di linguistica. Vi faccio un esempio concreto di come sarebbe impossibile capire lo sport nel mondo antico senza delle conoscenze pregresse, per esempio, di linguistica. Vi faccio l'esempio della parola atleta, va bene? Allora, la parola atleta è una parola che deriva dal greco, da athlon. Athlon vuol dire premio, ma vuol dire anche gara. Atleta vuol dire colui che gareggia per vincere un premio, il premio. Perché? Perché nel mondo antico la gente gareggiava, ma gareggiava per vincere. Soltanto ai primi veniva concesso l'onore e la gloria. Non esistevano secondi. E anche nel mondo antico si ingannava per vincere. Vedremo le foto, per esempio, del sito archeologico di Olimpia, e vedremo che prima dell'ingresso dello stadio della corsa, appunto, dello stadio nell'antica Olimpia, vi era un vestibolo tutto pieno di statue fatte con erette con i soldi delle multe assegnate agli atleti che baravano. Quindi questo, no, per dirvi, nel mondo antico esisteva anche lì la truffa, la frode, no? Come esisteva nel mondo moderno. E per esempio lo sport antico è stato idealizzato, De Coubertin è stato uno dei primi che ha idealizzato lo sport antico. Per esempio, voi sapete, questo lo vedremo poi specificatamente successivamente, che alle Olimpiadi moderne possono partecipare soltanto dei dilettanti, no? Questa è una regola fondamentale voluta da De Coubertin, poi spiegheremo cosa si intende per dilettante, eccetera. Nel mondo antico, perché? Perché De Coubertin, che non conosceva bene né la linguistica né la storia greca, aveva erroneamente pensato che nel mondo antico l'atleta gareggiasse soltanto per l'onore e la gloria. Questo non è affatto vero, e la parola atleta testimonia il fatto che l'atleta antico gareggiava per vincere il premio. Perché vincere, in realtà, gareggiare, partecipare alle Olimpiadi, che vedremo non erano solo gli unici giochi esistenti nella Grecia antica, era un business, la gente ci viveva, ci campava. Vincere un'Olimpiade era quantificabile in termini di denaro. C'erano dei premi che erano in, per esempio, anfore d'olio, no? C'erano dei premi in, diciamo, natura, no? Che erano quantificabili, la gente ci viveva. Quindi nel mondo antico, per esempio, non esistevano secondi, esistevano soltanto i primi, non esistevano medaglie d'argento, di bronzo oppure di legno, come si dice qui, no? In Spagna dicono di cioccolato, per esempio, no? Non esisteva, e infatti non è un caso che, se noi andiamo a vedere la storia delle Olimpiadi antiche, la storia dello sport antico, noi non abbiamo il nome di nessun secondo, abbiamo solo i nomi dei primi, non esistevano secondi. Quindi, per esempio,
l'invenzione, l'idea dell'importante non è vincere ma partecipare, è un'invenzione totalmente decubertiniana. Poi vedremo qual è il significato di questa, corretto di questa frase. Quindi tutto è nato in realtà da un errore di De Coubertin, che non ha interpretato nella sua corretta etimologia la parola atleta. Atleta vuol dire colui che gareggia per vincere. Nel mondo antico si partecipava alle Olimpiadi, alle competizioni per vincere, non si partecipava alle Olimpiadi giusto per partecipare, no? Quindi un esempio di come un errore linguistico però ha determinato un valore della nostra nello sport contemporaneo. Oggi se voi andate a vedere qualsiasi manuale contemporaneo di pedagogia dello sport, di pedagogia dei valori sportivi o di qualsiasi trattato sui valori dello sport, dicono che uno dei pilastri fondamentali dello sport contemporaneo è il fatto che non si partecipa ad una competizione per vincerla, ma anche per la gioia di partecipare. Questo non era vero per il mondo antico, dove si gareggiava soltanto per vincere. Quindi vedete, capire lo sport nel mondo antico ha bisogno di determinate altre scienze sussidiarie, di un approccio interdisciplinare. Per esempio l'antropologia, nel mondo greco antico per esempio, la pratica sportiva era collegata con un costume, con una tradizione che era quello dell'omosessualità maschile. I ginnasi non erano soltanto dei luoghi per esercitarsi, ma erano luoghi diciamo così, in cui era una sorta di club privati, insomma, no? E quindi c'era l'iniziazione da parte dell'adulto nei confronti del giovinetto, che passava non soltanto attraverso una iniziazione fisica, ma anche un'iniziazione di tipo sessuale. Quindi lo sport era collegato con una dimensione erotica, con una dimensione, per esempio, legata all'omosessualità. E questo sarà uno dei motivi per cui i romani non ameranno mai lo sport greco, perché i romani, insomma, che erano più soprattutto delle origini, erano molto, pensate a Catone il censore, no? Erano molto in questo senso conservatori, no? E quindi consideravano i greci degli effeminati, e quindi vedevano lo sport praticato nei ginnasi alla maniera greca come qualcosa di effeminato. E quindi vedremo poi, lo vedremo successivamente, come lo sport, che in greco si chiamerà agon, gli agones erano in realtà le competizioni sportive, non troveranno mai quel grande successo e quella diffusione che invece avevano trovato nella civiltà greca, proprio per tanti motivi che poi vedremo. Uno di questi era il fatto che i romani consideravano lo sport greco come qualcosa da effeminati. Poi, per esempio, lo sport nel mondo greco antico veniva praticato da atleti sempre completamente nudi, no? Perché vedremo poi qual è il significato di questa nudità. Se voi vedete le anfore antiche, se voi vedete i vasi, voi vedete sempre atleti nudi. Quelli non è che era un'idealizzazione. Quando andavano a fare la corsa, quando facevano le Olimpiadi, gli atleti erano nudi. Erano completamente nudi, e per esempio questo spiega il motivo per cui le donne non potevano partecipare alle competizioni sportive, non potevano neanche assistere, perché vedevano tutti questi atleti nudi, no? Quindi non era bene, non era conveniente. Quindi per esempio non si può dire che i greci antichi fossero nei confronti delle donne, facessero una discriminazione di genere. No, dobbiamo, e ecco l'importanza dell'antropologia, della sociologia, collocare quel fatto, cioè il fatto che le donne non potessero partecipare alle competizioni sportive, poi vedremo però che a Sparta le donne praticavano attività fisico-sportiva, era dovuta a una questione di costume. Immaginate anche oggi, no? Se ci fossero atleti, giocatori di calcio nudi dentro lo stadio, no? Non sarebbe conveniente che le donne, insomma, entrino. Ecco perché c'era questa, lo sport era qualcosa, greca era qualcosa per i maschi, no? Era collegato con questa dimensione. Poi per esempio, ecco, l'importanza di avere le fonti, no? Quali sono le principali fonti, per esempio, con cui ricostruiamo lo sport antico? Innanzitutto sono fonti di carattere storico. Vi faccio un esempio: come noi facciamo a sapere quali erano i tipi di giochi che gli antichi greci facevano, per esempio, no? Oppure il tipo di competizioni, il tipo di competizioni che svolgevano? Attraverso le fonti letterarie. Vi faccio un esempio: c'è un grande storico greco, Pausania, che scrive un'opera monumentale intitolata La guida della Grecia, no? E in questa guida della Grecia c'è anche un volume
interamente dedicato ad Olimpia e all'Elide. Elide è la regione in cui si trova Olimpia. Per esempio, grazie alla lettura di questo testo, noi possiamo ricostruire, no, la struttura degli antichi spazi dove si svolgevano le Olimpiadi, esempio, no? Chiaramente. Sapere, è Pausania che ci dà per esempio i nomi dei vincitori delle Olimpiadi antiche, se no come faremmo a sapere quali sono i nomi di questi vincitori? Poi per esempio un'altra opera fondamentale con cui ricostruiamo lo sport nella civiltà greca è l'Ilia dell'Odissea. Avete mai sentito parlare dell'Ilia dell'Odissea? Penso di sì. L'Ilia dell'Odissea sono due opere fondamentali della letteratura classica, della letteratura greca, in cui viene raccontata sostanzialmente la storia di due fatti, no? Storici, tra virgolette, leggendari, però storici per la storia dei greci, quelli legati alla Iliade, in questo caso alle vicende degli eroi di Troia, i racconti legati al ciclo della conquista della città di Troia, no? No? Che è il primo episodio storico, diciamo, della civiltà greca di cui c'è rimasta traccia, e poi il secondo libro è l'Odissea, cioè le peregrinazioni, il racconto delle peregrinazioni di Odisseo o Ulisse, no? È quindi la storia dei viaggi intrapresi da questo eroe appartenente alla saga della guerra di Troia per ritornare nella sua isola, nell'isola di Itaca. Quindi Iliade e Odissea. Vedremo come nell'Iliade non abbiamo la più antica raffigurazione, diciamo, rappresentazione letteraria di competizioni sportive. Ecco. Allora, cosa possiamo dire? Non abbiamo tempo per approfondire anche lo sport in tutte le civiltà del mondo antico. Possiamo però dire questo. Possiamo dire che in realtà gli albori delle pratiche motorie ci fanno capire che lo sport è un universale culturale, cioè appartiene a tutte le epoche, è appartenuto a tutte le epoche e le culture. Vedremo come lo sport in realtà è corpo, gioco e movimento. E in tutte le epoche, in tutte le civiltà, l'uomo, diciamo così, in determinati contesti, ha utilizzato il corpo per esprimersi, il movimento, per esprimere una gioia, per esprimere qualcosa di legato a dei riti di passaggio, come possono essere dei funerali, eccetera. Allora possiamo dire che nel mondo antico, gli albori della civiltà, diciamo così, storica, vedono uno sport che è in realtà concepito sotto forma di gioco, sotto forma di caccia e sotto forma di danza. Ecco, possiamo dire che questi tre elementi sono i tre elementi storicamente costitutivi dello sport come pratica umana. Perché? Perché se voi ci pensate bene, no? Gli sport che oggi noi conosciamo sono tutte trasformazioni di antiche pratiche di caccia, no? Pensate alla corsa, pensate al lancio del giavellotto, tutti gli sport hanno una loro origine che li collega ai riti della sopravvivenza, ai riti della caccia, no? Infatti molti sport non a caso sono collegati con la caccia e anche la caccia è considerata anche uno sport, no? In questo senso. E poi, quindi possiamo vedere nelle attività di caccia e di sopravvivenza come una delle prime manifestazioni di forma, diciamo così, di sport. Manifestazione che comunque era anche collegata ai riti, per esempio, sacri, quali la danza, per esempio, alla celebrazione di uno specifico evento, che poteva essere un rito di passaggio. Ecco, che cos'è un rito di passaggio? In antropologia si definisce rito di passaggio un rito che determina il passaggio di un individuo, di un essere umano, da una condizione a un'altra. Per esempio, quando voi prendete una laurea, quando venite proclamati dottori di primo livello, di secondo livello in scienze motorie sportive, voi in quel momento state partecipando a un rito di passaggio, perché quella celebrazione vi in realtà segna un passaggio da una condizione di non laureati, no? Ad una condizione di professionisti laureati in cerca di lavoro, che spero, insomma, vi auguro possiate trovare presto. Però il rito di passaggio segna questo. Per esempio, riti di passaggio nella vita umana sono i riti collegati con i riti, per dire, della nascita, no? Il battesimo. Nel cristianesimo è un rito di passaggio. Il battesimo indica il passaggio
da una condizione di non appartenenza alla, di un'appartenenza alla comunità dei credenti a quella dei credenti, per esempio, no? Oppure un rito di passaggio, il matrimonio, oppure il funerale, un rito di passaggio, purtroppo, perché segna il passaggio da una condizione appunto di vita a una condizione altra, appunto, no? E che ogni poi civiltà, ogni religione concepisce in modo diverso. Allora, possiamo sintetizzare sostanzialmente quello che può essere detto a proposito degli albori, delle pratiche motorie sportive nella civiltà umana, con una frase di, appunto, di lo storico Huizinga, che dice che appunto seguire le vicende dell'educazione fisica nel tempo significa seguire le diverse concezioni dell'educazione, della vita, delle civiltà e dei valori umani e non solamente la pratica degli esercizi del corpo. Ecco perché vi dicevo è così difficile fare la storia dell'educazione fisica e dello sport, perché parlare di educazione fisica, parlare del corpo dell'uomo significa poi parlare della mente, quindi se parliamo della mente parliamo di filosofia, parliamo di sociologia, parliamo di riti di passaggio, parliamo di antropologia, quindi il problema è che l'oggetto di studio di questa disciplina è estremamente complesso, è politecnico, è estremamente sfuggente. Quello però di cui noi siamo sicuri è che in realtà sono in tutte le epoche, in tutte le civiltà sono esistite forme di sport, no? Pensate nei popoli mesoamericani, no? È interessante vedere come alcune forme di pratiche sportive collegate con attività rituali continuano ancora oggi, per esempio in alcuni paesi del Messico c'è ancora la pratica del volador, per esempio. Che cos'è il volador? Il volador è una sorta di bungee jumping antichissimo, per cui i giovani praticamente della tribù, del villaggio, per dimostrare il loro valore si buttano con una fune da un palo alto appunto 30 metri, no? Questa è una sorta di bungee jumping, insomma, no? Il concetto è sempre quello, dimostrare il proprio valore, però in un contesto rituale di passaggio, nel contesto di una festa, no? Oppure, per esempio, pensate all'Oriente. Ecco, qui c'è da dire che noi, nella nostra visione dell'educazione fisica, abbiamo una visione limitata, occidentalizzata, e anch'io mi rendo conto di questo limite storico-culturale, però che vi devo dire, non possiamo, abbiamo soltanto due crediti per questa disciplina, non possiamo affrontare la storia dell'educazione fisica in tutte le civiltà e le epoche del mondo. Pensate al Kung Fu in Cina, no? O il Bushido, per esempio, del Giappone. Immaginate il Kung Fu che significa appunto arte vitale, era già praticata dall'imperatore Wang Ti nell'epoca dell'imperatore Wang Ti nel 2800 avanti Cristo. Vi rendete conto di quanto era importante la civiltà cinese, no? Cioè nel 2800 avanti Cristo Roma neanche era stata ancora pensata, non c'erano neanche le pecore veramente che pascolavano intorno all'isola Tiberina. Non c'era la civiltà greca non esisteva neanche. Se noi facciamo iniziare la civiltà greca, per dire, con la data della prima Olimpiade, no? Con l'ottavo secolo avanti Cristo, poi lo vedremo. Quindi immaginate una civiltà millenaria come quella cinese, ecco, che aveva elaborato una forma di sport che oggi noi ancora pratichiamo già 2800 anni prima di Cristo, cioè vuol dire quasi 5000 anni fa, vi rendete conto? Già il Kung Fu era codificato ed era uno sport simile in tutto a quello che oggi pratichiamo noi. Quindi possiamo dire, quindi per sintetizzare anche l'attività motoria presso i popoli orientali, che in realtà tutte le forme di attività motorie in Oriente sono connesse con la vita religiosa, quindi i movimenti e le forme statiche delle attività ginniche hanno un significato filosofico e religioso. Chi fa appunto arti marziali appunto sa proprio questo. Ma noi troviamo per esempio poi in altre civiltà testimonianze appunto di forme di sport, non possiamo parlare né degli ebrei, né dei persiani, però vorrei fare l'esempio per esempio della tavoletta di Ashnunak, che è una tavoletta dove abbiamo la prima descrizione di una lotta di pugilato.
e qui siamo molti, molti secoli prima appunto di Cristo. Quindi vedete, l'attività sportiva, lo sport, inteso, vedremo nelle sue diverse forme, ha una storia antichissima, una storia millenaria. Pensate, no, anche ai cretesi, no? I cretesi, la civiltà cretese, no? Avevano, se voi andate a Cnosso, no? Era la capitale dell'antica regno di Creta, insomma, voi trovate raffigurazione nel cosiddetto palazzo del Minotauro, no? Della cosiddetta taurocatassia. Cos'è la taurocatassia? Era sostanzialmente una lotta tra l'uomo e il toro, in cui il toro veniva insomma vinto dall'uomo, no? Può essere considerato una sorta di, con tutte le differenze chiaramente culturali, adesso facciamo delle semplificazioni, può essere considerata un'antesignana insomma della moderna corrida, no? Della moderna corrida con tutti i significati culturali che la corrida ha. In fondo il principio è sempre lo stesso, no? Dimostrare la forza dell'uomo nei confronti della forza della natura, nei confronti della bestialità della natura, quindi esprimere la forza umana di fronte appunto a una forza animale come quella del toro, no? Ecco, però c'è da dire che intorno tra l'ottavo e il settimo secolo avanti Cristo, una popolazione proveniente diciamo, dall'Asia, no? Che sono poi i progenitori dei Greci, i cosiddetti Achei, cominciarono a utilizzare degli specifici giochi in occasione di riti funebri e di passaggio. Ecco, questi riti di passaggio, questi riti funebri, che poi vedremo, di cui vedremo c'è testimonianza nelle più antiche testimonianze letterarie della Grecia antica, saranno poi molto apprezzate anche, per esempio, da un popolo collegato con gli antichi greci, il popolo etrusco. Infatti gli Etruschi, no, che sapete dove vivevano, insomma, nel territorio che si identifica oggi con l'Etruria, corrispondente con parte di quella che è la Toscana, no, l'Alto Lazio, l'attuale Alto Lazio, l'Umbria, eccetera, gli Etruschi ereditarono, diciamo così, dai greci antichi, dai greci delle origini, l'idea di un gioco sportivo come spettacolo. E infatti noi abbiamo nelle tombe di Tarquinia, nella tomba olimpica, la più antica raffigurazione di un affresco, attraverso un affresco, per esempio, di competizioni olimpiche. Questa tomba risale al V secolo avanti Cristo. Perché? Perché in Grecia voi sapete, no, che gli affreschi sono andati perduti, ma la maggior parte dei vasi greci, del vasellame, è rimasto conservato nelle tombe, per esempio, degli Etruschi, a Tarquinia, no, o a Cerveteri, ci sono tombe che conservano, no, magnificamente questi corredi funerari, no, che stanno nei musei. Se voi andate nel Museo Nazionale di Tarquinia, voi trovate la tomba olimpica, che è la più antica raffigurazione in forma di affresco di competizioni sportive. Ecco, possiamo dire infatti che i greci sono stati il primo popolo che ha fatto dello sport una parte integrante della propria paideia, cioè della propria educazione. Infatti, per esempio, le persone, no, gli storici si chiedono, quando inizia la civiltà greca? Possiamo dire che la civiltà greca inizia con una data precisa, cioè la data della prima Olimpiade antica, che secondo il calendario cristiano corrisponde a 776 a.C. Perché è importante questa data? Perché i greci, e poi vedremo, erano divisi in polis, ogni polis aveva un calendario diverso, però le polis greche riconoscevano un unico calendario, come calendario comune, cioè il calendario che prendeva le mosse dalla prima Olimpiade, celebrata appunto nel 776 a.C. E i greci contavano gli anni attraverso archi temporali chiamati periodos, quindi intervalli temporali di 4 anni, che diciamo così, segnavano l'arco temporale che passava tra una Olimpiade e un'altra. Quindi possiamo dire veramente che i greci sono stati i padri dello sport, perché sono stati i primi,
cioè gli unici nella storia dell'umanità che hanno fatto di una data sportiva l'origine del loro calendario, quindi l'origine del loro tempo storico. Immaginate, no, qual è la data più importante nella storia della nostra civiltà, che è la civiltà cristiana? Noi a partire da quale anno cominciamo a contare il tempo? A partire dall'anno zero, no? Per i musulmani qual è la data più importante, eccetera? Per esempio, no, leggere il viaggio di Maometto alla Mecca, no, per i cinesi. Ogni civiltà ha un suo inizio del proprio calendario attraverso una data storica che ha segnato profondamente, no, la storia, la civiltà di quel periodo. Per i greci, quindi, l'inizio della loro storia corrisponde con la celebrazione di un fatto sportivo, e questo è fondamentale. Questo appunto afferma, corrobora la tesi secondo la quale, appunto, vi dico che i greci sono stati i padri dello sport, no? Ecco. Noi abbiamo due opere fondamentali, cioè l'Ilia dell'Odissea, dove abbiamo la più antica raffigurazione letteraria degli antichi giochi, e quest'opera è prima di tutto l'Iliade, cioè il libro 23° dell'Iliade. Quindi non si sa bene quando l'Iliade sia stata scritta, no? Comunque tra l'ottavo e settimo secolo avanti Cristo, c'è chi dice undicesimo, decimo, mettiamo tra l'ottavo e il settimo secolo avanti Cristo, diciamo come data generale. Ebbene, noi abbiamo nel 23° libro dell'Iliade, nei versi 1257, 257, 261, 262, 652 e così via, la descrizione la più antica descrizione di giochi sportivi che la civiltà umana ci ha conservato. Infatti noi abbiamo la descrizione, appunto, dei giochi funebri in onore di Patroclo, un eroe morto, no? Patroclo di cui era innamorato Achille, no? Achille il grande eroe. E quindi vedete, attraverso questa fonte letteraria noi possiamo ricostruire la modalità con cui gli antichi greci svolgevano i giochi, gli antichi giochi. Quindi vedete tutto il rito di passaggio collegato con la celebrazione del gioco, e poi vedete la descrizione dei giochi veri e propri. Quindi c'era una gara di lotta, c'era la gara di corsa, il duello in armi, il lancio del disco, il tiro con l'arco, il lancio del giavellotto, vedete? Tutti sport che sono poi gli sport olimpici. Quindi possiamo dire che con la raffigurazione delle tomba olimpica di Tarquinia, V secolo a.C., e questi versi del 23° libro dell'Iliade, noi abbiamo la più antica testimonianza, no, pittorica e letteraria dello sport nella civiltà occidentale. Va bene? Quindi questo deve essere chiaro. Quindi testi che risalgono tra il IX e il VII secolo a.C. Le Olimpiadi sono del 776 a.C. e quindi noi abbiamo delle fonti letterarie, appunto, antichissime, che però devono essere studiate, e sono le fonti che ci permettono poi di approfondire quelle che sono le tematiche dello sport nella civiltà umana. Va bene?